Oh, ande trois, ed eccoci di nuovo qua, amici della notte. Lo chiedete a gran voce, almeno 5-6 di voi lo chiedono a gran voce, e quindi se riesco, diciamo una notte sì, una no, vi faccio una diretta video sui cult movie che non potete perdervi in questi giorni di stare a casa. Ciao Enrico e ciao Massimiliano che mi segui sempre. Allora, di che cosa vi volevo parlare questa sera? Come ho scritto poc'anzi, questo è l'unico momento della giornata in cui posso distrarmi un po', e in questi giorni ho deciso di distrarmi ammorbandovi con i miei consigli cinematografici. Il consiglio di stasera parte un po' da un filo rosso, visto che le altre 2 volte abbiamo parlato dell'appartamento di Billy Wilder e l'altra volta ancora abbiamo parlato di Hollywood Party di Blake Edwards. Abbiamo citato proprio il concetto della casa come personaggio del film e soprattutto il fatto che in Hollywood Party ci fosse una pesante influenza di Jacques Tati. Ed è per questo che stasera vi voglio parlare di un film che io amo moltissimo, di Jacques Tati, che peraltro è uno dei miei registi preferiti. Questo DVD sta cadendo a pezzi perché è usatissimo ed è una edizione speciale della San Paolo Audiovisivi di praticamente quasi tutta la filmografia di Tati, come qui c'è Les Vacances de Monsieur Hulot, La vacanza del signor Hulot, Jour de fête, giorno di festa, Mon oncle, che è il film di cui parliamo stasera, mio zio, e Playtime. Sono tutti quanti capolavori della comicità francese, ma comunque mondiale, direi, perché Tati è veramente un genio mondiale. Per me forse il più grande corpo comico che sia mai esistito, e per corpi comici intendo comici che lavorano soprattutto sulla fisicità, cioè per me, comunque per me, a livello assoluto direi i corpi comici più importanti della storia del cinema sono sicuramente Buster Keaton, Charlie Chaplin, Jerry Lewis, vado un po' a braccio, Totò, per carità, che in Italia, e Tati in Francia. Ecco sì, appunto, tu li hai visti tutti, ma perché queste dirette notturne vanno molto bene per i cinefili notturni, però io spero che in ascolto ci sia anche qualcuno che questi film non li ha visti. Quindi andiamo a parlare in particolare di mio zio, che è il DVD che è caduto per terra, che prima avete sentito un rumoraccio e non vorrei pestarlo con le ruote della mia sedia, infatti non lo trovo neanche più. È finito qua sotto, ce l'ho sotto i piedi. Eccoci qua, Mon oncle, mio zio, e sicuramente il mio preferito, il mio preferito di Tati. Sì, poi ecco, il corpo comico di Tati è finito anche in un cartone che non è proprio un cartone sulla vita di Tati, è L'illusionista di Sylvain Chomet. Un film d'animazione francese molto bello che è tratto da una sceneggiatura mai girata di Tati e che Chomet ha risolto in animazione. Un film veramente bello che anche quello vi consiglio. Mon oncle, di che cosa parla? Tati ha questo personaggio di Monsieur Hulot, così come i grandi comici avevano spesso lo stesso personaggio, no? Charlie Chaplin aveva Charlot, o quello che comunque è stato chiamato Charlot a livello internazionale, era sempre più o meno lo stesso personaggio, una maschera. Anche Monsieur Hulot, che è l'alter ego di Jacques Tati, è in un certo senso una maschera. Potete immaginarlo un po' come una sorta di tenente Colombo della comicità, no? L'impermeabile beige stinto, la pipa sempre in bocca, il cappello un po' di feltro, un po' smandrappato, il cappello spettinato, un po' ingobbito, le mani dietro la schiena, che guarda il mondo con un misto di incredulità e di distacco comico, diciamo. Hulot appare per la prima volta nelle Vacanze di Monsieur Hulot, un film in bianco e nero di qualche anno precedente. Tati non è stato molto prolifico nella sua filmografia, ma come vedete, che vi ho fatto vedere prima, ha sempre girato dei capolavori. Jour de fête,
in realtà non è, lui non interpreta proprio Monsieur Hulot, perché interpreta un postino nella Francia del dopoguerra. Ciao Samuele. E invece in questo mononcle, cioè mio zio, Monsieur Hulot ritorna sulla scena. E ritorna in che senso? Hulot è lo zio del titolo, lo zio di un bambino che vive in una villa assolutamente inquietante, che è la villa che poi ha ispirato anche la villa hollywoodiana di Blake Edwards in Hollywood Party. Una villa architettonicamente ultramoderna, tutta in cemento armato, metallo, cromo e vetro, una villa che sinceramente non lo so, ma spero che tuttora sia presente negli studio della Victorina Nizza, perché il film è stato girato prevalentemente lì, per quanto riguarda le scene della villa della famiglia Arpel. E questa famiglia Arpel che abita in questa villa è ovviamente una famiglia alto borghese, il padre è il proprietario di un'industria, di una fabbrica che produce tubi di plastica, quindi il massimo della modernità nel 1958 quando è uscito Mononcle. La moglie ha come sua unica funzione nella vita quella di pulire costantemente tutti i vetri, le superfici, aggiustare ogni singola cosa perché tutto deve essere perfettamente ordinato nella casa degli Arpel, in questa villa futuristica. E infatti, bravo, da Hollywood Party arriviamo a Parasite con le architetture cinematografiche. Infatti, poi si arriva lì perché quasi sempre queste ville, queste case protagoniste, o sono case diroccate perché sono le case tipo le case infestate dei film horror, oppure sono case caratterizzate dall'essere ultramoderne, ultra alienanti anche. Infatti la casa di Hulot è la prima vera casa, la villa alienante del film. Il bambino degli Arpel, è totalmente alienato da questa vita, così meccanizzata, così geometrica. Tati insiste molto sulle inquadrature geometriche, un po' come faceva anche Antonioni in Italia, sul fatto di coprire gran parte dell'inquadratura con muri, con paratie, con quinte architettoniche, coprire quindi l'umano, il naturale con l'artificiale, con il cemento, con il metallo. La casa degli Arpel è analoga alla casa di Hollywood Party, nel senso che ogni volta che tocchi un bottone succede qualcosa, parte la fontana a forma di pesce, si apre il cancello, si apre la porta. Succede di tutto. Sì, ciao Silvio, ho iniziato prima perché mi piace sorprendere il mio uditorio e fregarmi in un certo senso. Quindi, questo bambino vive con mamma e papà, alto borghesi e proprietari di industria della plastica, in questa villazza futuristica e alienante. L'unico momento che questo bambino ha per cambiare totalmente stile di vita e per entrare in una dimensione più caotica, più vera, sì, stasera ho freddo, e più immaginifica, diciamo, è quando arriva Hulot, lo zio, il fratello della madre, che lo porta a casa sua e nel suo ambiente, un ambiente invece che è tipicamente l'ambiente strapaesano francese degli anni fine anni 50, inizio anni 60. Tra l'altro Mononcle è contemporaneo praticamente dei 400 colpi, il primo film di Truffaut di cui abbiamo parlato nella nostra prima diretta, e anche in questo film si vede la vita dei ragazzi francesi dell'epoca, quindi sostanzialmente sempre in giro a far casino, a tirare le pietre ai cani. Ecco, a proposito di cani, una cosa bellissima di Mononcle, che peraltro potete tutti, stavolta mi sono documentato, potete tutti vederlo gratuitamente su Dailymotion. Dailymotion è un sito tipo YouTube, cercate Mononcle film completo, lo trovate in francese senza sottotitoli, ma non è un problema perché Mononcle è praticamente un film muto, si parla pochissimo, è un film essenzialmente di rumori, rumori comici, effetti sonori. Quando parlano, più che altro biascicano qualcosa che non ha neanche poi più di tanto senso capire. Detta così sembra una roba allucinante, in realtà è veramente un film godibile, un film
che vi fa divertire, che vi fa stare bene. Sto continuando a tirare in lungo, sì, infatti. Sto continuando a tirare in lungo con la trama che in realtà, come sempre succede in questi film, è abbastanza esile perché è una serie di scene, di scenette esilaranti di rapporto praticamente tra l'uomo e l'artificiale, con Hulot che tutte le volte che va a trovare la cognata, la sorella e il cognato, praticamente combina qualche cosa di devastante nella villa, quadretti di vita familiare altoborghese in cui praticamente per salutarsi fanno tutta una serpentina nelle strade del cortile della villa prima di riuscire a darsi la mano, a darsi i classici bacetti. A un certo punto, in pratica, impauriti dall'influenza malvagia, non malvagia, ma comunque destabilizzante che Hulot potrebbe avere, no, no, dura 2 ore il film, che Hulot potrebbe avere sul bambino, praticamente cercano di cooptarlo nel mondo altoborghese presentandogli una donna terrificante, tutta vestita in modo geometrico, con i cappellini che andavano all'epoca, per farlo sposare, e oltretutto gli danno un posto nella fabbrica di tubi di plastica, dove ovviamente Hulot combinerà un casino dietro l'altro, in una sequenza di scene che ricordano moltissimo anche tempi moderni di Chaplin per quanto riguarda il lavoro in fabbrica, e l'alienazione che l'uomo può provare, l'alienazione resa anche in modo visivamente e narrativamente comico che l'uomo può provare in fabbrica. Alla fine, praticamente, per liberarsi di Hulot lo mandano in missione all'estero, però finisce il film su una nota simpatica, di speranza, diciamo quantomeno. Il figlio e il padre si riconciliano perché anche il padre riesce a capire che forse un minimo di umanità nella vita ci può stare e non può essere solo tutto meccanizzato. Vi faccio vedere il trailer come sempre, se riesco, per darvi un attimo l'idea di che cosa stiamo parlando. Ecco, questa è la villa degli Arpel. Come vedete, tutta bianca, tutta asettica, sempre tutta pulita. Ciao Fabio, grazie delle critiche. Ecco, vedete Hulot che porta in bicicletta il nipote nei quartieri un po' più simpatici dove abita lui. E quindi c'è questo contrasto tra la villa asettica degli Arpel e la casa di Hulot, che invece è un altro posto fantastico. Ecco qui, vedete. In questa colonna sonora un po' jazzata, molto tipica dell'epoca. Monon che tra l'altro ha vinto l'Oscar come miglior film straniero nel 59, quindi non è pizza e fichi, diciamo. Niente, che altro dirvi di questo film? Se cominciate a vederlo su Dailymotion, dove vi ho suggerito che potete trovarlo gratuitamente, noterete già, scusate, è ripartito, non so perché, okay? Noterete che già dai titoli di testa capite la chiave stilistica del film, perché sono titoli di testa fantastici, tra i più belli della storia del cinema, secondo me. Il film comincia con una serie di cartelli. Diciamo segnali, non di pericolo, ma praticamente quei segnali che vengono messi in fabbrica come indicazioni, come cartelli indicatori o cartelli di attenzione, con sopra tutti il generic del film, praticamente tutti quelli del cast, del tecnico artistico, inseriti come cartelli all'interno di un'ambientazione di fabbrica, con rumori di fabbrica dietro appunto tutta questa ambientazione.
Al contrario, il titolo del film Mononcle viene scritto col gesso in corsivo su un muro di una casa del quartiere popolare, diciamo, dove abita Eulò, che è girato, non ricordo più in che comune, nella zona di Marne la Vallée, comunque, e anche la fabbrica di Eulò è a Créteil. La fabbrica, scusate, di plastica della famiglia Arpel. Saluto tutti quelli che si sono collegati adesso. In realtà qui volevo chiudere perché non ho molto altro da dire su Mononcle di Tati, salvo che appunto dovreste guardarlo in questi giorni in cui siete a casa a fare un cazzo, comunque a fare smart working, e poi la sera però magari guardate un film, invece di guardare le solite serie TV su Netflix o Amazon Prime, che probabilmente avete già visto tutte, vi guardate un bel classicone. E adesso, siccome per 3 volte di fila abbiamo parlato di film comici, sarebbe bello, no, Enrico, tu ci devi cantare qualcosa, tu mi devi fare una diretta video in cui mi parli dei tuoi album della vita. Sì, dicevo, magari ecco la prossima volta, adesso non sto a promettere niente, però magari invece parliamo di qualcosa di più serio, magari qualcosa di più peso, magari visto che parliamo di architettura e cinema, continuo col fil rouge e ci spariamo l'eclisse di Antonioni, per esempio. Però, vabbè, mostrarvi il seno. Ah, vabbè, ecco, se volete pagarmi su PayPal, non sarebbe male, però non chiedo questo. Non oso perché sono sabaudo, non mi oso come diciamo noi a Torino. E quindi niente, direi che a questo punto lo spoiler cos'è? Lo spoiler di quello che vi parlerò la prossima volta? Dunetto. Ah, che bello il disprezzo di Godard. Vabbè, adesso qui siamo, cioè, la coda praticamente di questa diretta video è guardare i vostri commenti e dire ah. Che bei commenti che mi fate. E quindi, come dicevo a Paolo Libra nel mio post precedente, Buenas noches, amici de las noches, che è una citazione della grandissima Maurizia Paradiso. E vi saluto e ci sentiamo la prossima volta, che non so quando sarà, non domani, probabilmente dopodomani. Ciao a tutti.